Bentornati nel mio canale. Oggi, come avete letto dal titolo, faremo un video in collaborazione di nuovo con le altre ragazze. Quindi, Valentina di Una fetta di paradiso, Irene di Irex ai fornelli e Deborah di L'ho fatto io di De. Cosa faremo oggi? Menù picnic. Quindi, ecco qua che è pronto il cestino che uso di solito per fare il picnic. In questo caso, questa è la classica borsa frigo, quindi quella che utilizziamo con i ghiaccioli, e la mia in particolare è anche il cavo elettrico per la macchina, però io farò un tragitto molto breve per cui non mi occorrerà. Questo video è in collaborazione con le altre ragazze, vi faremo vedere le nostre idee per questo menù di picnic, però ovviamente sono tutte ricette che potete tranquillamente fare in tantissime altre occasioni. In particolare, per esempio, le mie. Vi assicuro che sono adatte anche a dei buffet di compleanno o feste varie. Quindi vi lascio alle ricette e mi raccomando, andate a vedere i video delle altre ragazze e se vi va iscrivetevi al loro canale. Ciao! Allora, la nostra prima preparazione sarà un plum cake salato con pomodori secchi, mozzarella e olive. Per cui quello che ci occorrerà sono 250 g di farina, sale e pepe quanto basta e l'olio, poi lo vedrete dopo. Mezzo bicchiere all'incirca di vino bianco, 4 uova, una bustina di lievito per salati, quindi non quella per dolci e neanche lievito di birra. All'incirca sono 10 pomodori secchi che io ho messo nell'acqua tiepida per far tornare un pochino morbidi. Poi qua abbiamo 200 g di mozzarella tagliata a dadini e all'incirca una 50-60 g di olive nere. La ricetta che io ho dice di usare la mozzarella di bufala, ma secondo me, infatti in quel caso dice di metterla poi a scolare. Io per agevolare il tutto ho utilizzato direttamente la provola dolce o la classica mozzarella per pizza, così velocizziamo un attimino l'operazione. Quindi, questi sono gli ingredienti. Per prima cosa accendete il forno per preriscaldarlo, io lo accendo sempre direttamente a 180 gradi. Così iniziamo la preparazione. Ho messo nella mia ciotola le uova e le ho sbattute un pochino e vado ad aggiungere 4 cucchiai di olio. Poi aggiungo il mezzo bicchiere di vino, sale giustamente quanto basta e pepe idem. Poi adesso, man mano che lavorate il composto, quindi andiamo a sbattere un pochino, aggiungiamo piano piano la farina e il lievito. Una volta ottenuto questo composto, aggiungete ovviamente i vostri pomodori che nel frattempo avrete strizzato e tagliato, le olive e la mozzarella. E poi andiamo a mescolare di nuovo il tutto. Poi prendete uno stampo da plum cake, potete o imburrarlo o come faccio io mettere la carta da forno. Andiamo a mettere dentro il composto e quindi non ci resta altro che metterlo in forno appunto a 180 gradi. Il tempo che cuoce all'incirca ci andranno via una quarantina di minuti barra 45. Comunque facciamo sempre la prova a stecchino come con i dolci. Per la seconda ricetta faremo dei muffin salati, quindi ci occorreranno 260 g di farina, del sale, 100 g di prosciutto cotto tagliato a dadini e 100 g di emmental tagliato a dadini, sempre una bustina di lievito per salati, quindi non di birra ma quello istantaneo per torte salate, 2 uova, 50 g di parmigiano, 50 g di burro e 200 ml di latte. Andiamo a sciogliere a bagnomaria o al microonde il nostro burro e iniziamo la preparazione. Nella ciotola andiamo a mettere quindi piano piano i nostri ingredienti. Iniziamo dalla farina, il lievito, il parmigiano e il sale. Poi andiamo ad unire, diciamo, gli ingredienti, quelli liquidi, quindi il burro, il latte e le uova, e diamo una bella mescolata. Ottenuto questo composto, ovviamente aggiungiamo i nostri ingredienti, diciamo, principali, quindi il prosciutto e l'emmental. Diamo sempre una mescolata. Intanto, anche per questa preparazione, ovviamente il forno deve essere già caldo, ma noi, avendo già in forno i plum cake, siamo belle pronte. Quindi, una volta finito il composto, lo trasferite nel vostro stampo da muffin con dei pirottini. E come vedete io ne ho fatti esattamente 12, quindi la dose è perfetta per 12 muffin salati. Andiamo di conseguenza in forno, sempre a 180 gradi, per altri 20 minuti.
Siamo pronti per la terza preparazione. La mia terza preparazione per questo nostro picnic è un dolcetto, quindi faremo sempre, ovviamente, essendo da picnic, faremo dei muffin ai mirtilli, ok? Quindi gli ingredienti che ci occorreranno sono 260 g sempre di farina, il classico pizzichino di sale, ci occorrerà anche mezzo cucchiaino di bicarbonato, 80 g di burro, che poi anche questo andremo a sciogliere a bagnomaria o a microonde, un uovo, una bustina questa volta per lievi per dolci, 125 g di zucchero, 250 ml di latte ed infine una vaschetta di mirtilli che sono 125 g. Possono bastarne anche 100, ma visto che sono 125 li utilizziamo tutti. Poi ci occorrerà anche un pizzichino di farina per infarinare i mirtilli una volta che li metteremo nel composto. Iniziamo quindi ad unire gli ingredienti. Quindi sempre in una ciotola andiamo a mettere la farina, aggiungiamo il burro che abbiamo sciolto. Metto anche il pizzichino di sale, l'uovo, lo zucchero, il mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio, scusate, ok, la bustina di lievito ed infine praticamente il nostro latte, quindi tutti gli ingredienti tranne quello, diciamo, che darà sapore al nostro muffin, ovvero i mirtilli. Andiamo a amalgamare il tutto. Sto usando, diciamo, la forchetta o una frusta a mano perché comunque deve essere un composto non troppo lavorato, come si fa con il composto dei muffin. Se voi volete, io ho messo un ingrediente, ovvero la scorza di limone grattugiato, perché a me nei dolci non fa tantissimo impazzire, però se a voi piace potete mettere anche un po' di scorzetta di limone. Niente, alla fine poi un pochino di scorzetta l'ho aggiunta anche io, perché comunque se la mettono vuol dire che comunque ci sta bene. Io è la prima volta che li faccio questi muffin, quindi invece di metterla di un limone ne ho messo tipo neanche di mezzo limone, appena appena. E poi ho infarinato, come vedete, i mirtilli e vado ad aggiungerli. Ovviamente, essendo sempre dei muffin, andiamo a ripreparare il nostro stampo con i nostri pirottini e prepariamo i nostri muffin e andiamo sempre in forno a 180 gradi per altri 20 minuti. Queste sono le nostre tre preparazioni pronte e raffreddate. Quindi, ricapitolando, plum cake salato con olive, pomodori e mozzarella, muffin con emmental e prosciutto cotto a dadini e infine i nostri muffin ai mirtilli.